Karma e questa, ragazzi, è la recensione dell'espansione che tutti fino ad ora abbiamo atteso e desiderato con ansia, ovvero Get Famous Nuove Stelle. Allora, premetto che questo sarà un video velocizzato in cui vi farò vedere tutte le parti del cast, perché avevo registrato una recensione intera, completa, sia del cast sia della modalità costruisci compra, solo che è uscito un video davvero lungo. Questa volta comunque non me la sentivo di caricare un video così lungo, magari vi annoiava, quindi ho cambiato idea e ho deciso di fare questa recensione un pochino più velocizzata, così da non annoiarvi troppo, tanto già sappiamo che tutto mi piace, perché tanto delle cose le ho già viste, appunto perché ho già registrato la recensione, quindi mi piace praticamente tutto, anche degli oggetti, e non mi aspettavo che comunque gli oggetti fossero così tanti, perché ho dovuto demolire il lotto nella vera, diciamo, recensione almeno 5-6 volte, perché erano un'infinità di oggetti, uno più bello dell'altro, soprattutto comunque oggetti da set, quindi enormi, e poi sicuramente avrete già visto quest'ora un sacco di video review di questa espansione ancora prima della sua uscita, perché ad alcuni creators viene rilasciata 48 ore prima, così da recensirla, appunto. Quindi, insomma, non vi volevo annoiare più di tanto, quindi mi è venuta l'idea di velocizzare il tutto. Comunque così faccio sempre una specie di recensione, perché comunque alla fine ci sentiamo e dico la mia. Poi vi farò vedere anche i nuovi look che sceglierò per le nostre April e Alissa, perché ovviamente anche per girare e registrare il video presentazione di tutti i personaggi volevo comunque rifare un po' i vari outfit con tutti i vestiti e le pettinature che sarebbero uscite e che sono uscite con questa espansione fighissima. È davvero, le cose sono straordinarie, se non le avete ancora viste, se non avete ancora visto un video review, veramente vi posso garantire che sono una più bella dell'altra, quindi spero vi piacciono e fatemi sapere la vostra nei commenti. Per prima cosa scegliamo però insieme, così a voce, dei tratti e delle aspirazioni di quelle nuove che sono uscite, appunto, per le nostre April e Alissa. Quindi, allora, per April ne ho vista già una adattissima ed è quella di attrice magistrale. Il sim vuole perfezionare la propria arte e diventare un attore acclamato, in questo caso un'attrice. Quindi questa di attrice magistrale è davvero l'aspirazione perfetta per April, dato che appunto andrà ad intraprendere la carriera di attrice. Poi non vedo l'ora soprattutto di vederla all'opera con la recitazione sul set, dove magari verrà tutta acconciata, truccata, agghindata per le scene dei film, dei vari spot, perché ci sono anche gli spot pubblicitari, ragazzi, e vediamo come se la caverà, soprattutto dato che adesso le metteremo un tratto che non è tanto un pregio, ma anzi, beh, dipende da come lo si interpreta. Quindi, tra l'altro, non ho nemmeno, come avete visto, registrato altri video di Get Famous dietro le quinte, perché comunque alla fine il 16 novembre è arrivato in un lampo, per fortuna. Quindi tutti gli altri simmini protagonisti di questa serie li conosceremo tramite il video presentazione che uscirà dal primo episodio in poi. Stavo proprio aspettando comunque le nuove cose del Crea un Sim per cambiare a tutti i vari look, e comunque volevo girare varie scene anche adesso il Valley, dato che la serie è proprio cioè dedicata a Get Famous, quindi qualche scena adesso il Valley è d'obbligo per il video di presentazione, quindi qualche spoiler ve l'ho già dato. Poi ovviamente a loro le sistemiamo insieme, cioè le sistemo e poi ve le faccio vedere, mentre tutti gli altri personaggi, per tutti gli altri simmini è una surprise, ragazzi. Allora, adesso andiamo subito a mettere il tratto per April. Allora, io le toglierei o creativa o amante dei gatti, ragazzi. Che dite? Perché creativa avevo in mente di metterlo ad Alissa. Magari le togliamo a lei amante dei cani. Amante dei cani o amante dell'aria aperta?
Non lo so, sapete, io proverei a toglierle comunque amante dell'aria aperta, dato che lei, essendo magari un influencer, sta spesso chiusa in casa a registrare i video, potrebbe essere per questo. Allora, le mettiamo creativa. E ad April le togliamo invece creativa perché adesso ce l'ha la sorella. E le mettiamo il nuovo tratto, perché a quanto pare dei nuovi tratti ne è uscito solamente uno. Poi fatemi sapere se sbaglio, perché io veramente ne ho visto uno solo, ed è il tratto di egocentrica. Ecco perché vi ho detto che non è proprio un pregio, cioè dipende da come lui si vede e da come lui si sfrutta. Allora, questi sim pensano solo a se stessi. Possono andare a caccia di complimenti, sono più entusiasti quando ricevono un dono e tendono a diventare tesi quando non si dedicano loro sufficienti attenzioni. Luci della ribalta riservata alle celebrità sono qualcosa che in genere apprezzano. Del resto, tutti dovrebbero adorarli quando loro adorano se stessi, no? Allora, io, ecco, guardate l'animazione. E April e anche Alyssa le vedevo comunque due ragazze abbastanza buone. Però non è detto che se una è un pochino egocentrica non sia buona e dolce, quindi dato che ovviamente lo volevo sfruttare, questo tratto lo mettiamo alla nostra April. Poi c'è anche Affiliata che potremmo mettere ad Alissa perché Affiliata, cioè la sima Affiliata ama stare con gli amici in compagnia, quindi ovviamente nei club. Ed essendo che nell'episodio in cui abbiamo conosciuto Rashida abbiamo potuto notare che ha tipo scatenato un baccano assurdo, ha organizzato una festa con chissà quale band nell'appartamento, potrebbe essere che lei ama stare così in compagnia, organizzare feste e quant'altro. Quindi, vabbè, dato che loro comunque non hanno cani, io le metterei anche affiliata. Sì, ragazzi, affiliata. Eccola qui. Sì, direi di lasciarla magari ambiziosa e creativa. Altrimenti, al posto di ambiziosa, mettere tipo socievole, estroversa. Sì, ragazzi, togliamole ambiziosa e mettiamole estroversa. Mentre ambiziosa, dato che ci penso, potremmo metterlo proprio ad April, dato che ha questo forte desiderio di raggiungere l'obiettivo. Quindi sì, togliamole amante dei gatti e a lei mettiamo ambiziosa. Sì, ragazzi, abbiamo fatto un attimo un ripristino, cioè diciamo un cambio di tutti i tratti, però direi che ci siamo. Mentre per Alissa scegliamo l'ultima aspirazione uscita con l'espansione, ossia celebrità di fama mondiale. Il sim vuole diventare gloriosamente famoso, quindi lei tramite la carriera di influencer desidera diventare famosa. Questi sono ufficialmente, ragazzi, i nuovi tratti delle nostre protagoniste, le nuove aspirazioni. E adesso, ragazzi, andiamo a vedere tutte le nuove cose uscite per il Crown Sim. Ripeto che per non dilungarmi e annoiarvi troppo, vado a velocizzare il tutto, ma comunque avrete modo di vedere bene tutte le nuove cose uscite e ci sentiamo dopo per parlarne, un po', dire la nostra. Oh.
Eccoci qui ragazzi con April e Alissa ufficialmente pronte per iniziare questa nuova avventura. Ora sì, che ragioniamo. Quindi premetto che mi piace tutto tantissimo. Questa volta secondo me si sono davvero superati, hanno creato delle cose diverse da quelle che già avevamo nel cast, cose più particolari, comunque anche costumi di scena, tutti fighissimi che spero introducano anche tra i costumi di Halloween, i costumi comunque per le feste in maschera. Davvero complimentoni ai creatori perché davvero questa volta secondo me si sono superati, hanno curato tutto nei minimi particolari, quindi io approvo ragazzi. E adesso vediamo un po' i look che ho scelto per le nostre ragazze, così anche da dare un po' una veloce ripassata a quello a quelli che sono tutti gli abiti, tutte le pettinature eccetera, cioè quello che ho scelto per loro, o meglio. Allora, per April ho scelto questa pettinatura molto particolare, medio lunga, e ha questa particolarità di avere intorno a queste treccine questi anellini, quindi non ha nemmeno bisogno di eccessivi comunque gioielli o accessori, perché già questi anellini fanno la loro parte. E ho scelto come primo outfit quotidiano questo completino che fa parte dei corpi interi, che è tra i miei preferiti. Ha dei colori molto vivaci, comunque li avete visti nello speed cast, che ho abbinato a queste scarpine sempre uscite con l'espansione, così di questo colore, che riprendono un po' il giacchetto. Ditemi se questo abbinamento vi piace, ha anche questo anellino, mentre comunque sì, anche il make up molto leggero. Come secondo look quotidiano, sì, ho lasciato quello precedente perché non mi dispiace in realtà, però il resto l'ho quasi tutto cambiato, anche per quanto riguarda il look da notte e gli altri. Allora andiamo nei formali. Allora, per i formali ho scelto questo vestito, guardate qui, il décolleté bianco, colorazione bianca, con questa cinturina dorata, quindi quasi tutto ragazzi dell'espansione, tranne qualcosina che poi vi farò vedere. Scarpe lo stesso dell'espansione, e ho lasciato questi capelli perché comunque con Get Famous capelli legati, eleganti, non ne hanno rilasciato, quindi secondo me questi, non mettendo altri accessori, vanno benissimo. Poi andiamo dai sportivi ho un po' cambiato, però sono tutte cose che già avevamo. Poi da notte ho cambiato, da festa eccolo qui, questo è uscito con l'espansione ed è un tipo di look, però non l'ho selezionato da tipo di look, ma ho preso spunto da quello, ed è questo diciamo toppino con le spalle scoperte, questa gonna che fa diciamo pandan, e queste scarpe che però già avevamo, sempre la stessa pettinatura. Poi, no, ho sbagliato, vi ho spoilerato il look da clima caldo, va bene. Allora, per i costumi da bagno ho cambiato solamente colore al costumino, però ho aggiunto il cappello, e secondo me sta benissimo col costume. Poi, climi caldi, appunto questi qui, ed è fantastico questo vestitino con la camicia rosa tipo cipri antico, con questa gonna vita alta che fascia qui in vita, con questo tipo elastico, insomma stringe, e le scarpe già ce l'avevamo, però sì, ho aggiunto anche qui la pettinatura, e vabbè, ho cambiato anche un po' il make up, e questi sono i climi caldi. Ma ne ha un secondo, attenzione. Ah sì, per il secondo ho aggiunto semplicemente il cappello, perché magari per stare in casa non è il caso che abbia comunque il cappello, e quindi si mette senza. Poi climi freddi, ragazzi, qui bellissimo outfit secondo me, e abbiamo questo giacchetto diciamo pellicciotto che volevo assolutamente sfruttare, che ho abbinato a questi pantaloni a vita alta un po' larghini, con questi stivali, questi guanti bianchi, questo cappellino bianco, sempre la solita acconciatura, però ragazzi, secondo me il tutto
praticamente dell'espansione solo il giacchetto, però secondo me l'ho abbinato bene, quindi è proprio un look da VIP, da personcina famosa, ecco, da star, e spero vi piaccia anche questo. Adesso passiamo ad Alissa. Allora, anche lei mi piace tantissimo e mi pare che sia già con gli abiti formali. Vabbè, vi faccio vedere subito quelli. Ed eccola qui con i suoi abiti formali. Lei ha un look un pochino meno classico della sorella, un pochino più appariscente, ecco. E quindi questi sono i formali, questo vestito uscito con l'espansione. Andiamo dai quotidiani. Allora, come primo abbiamo questo tipo crop top, sempre uscito con Get Famous, un po' vedo non vedo. Questi pantaloni sempre usciti con l'espansione, anche le scarpe sono nuove. E lei ha per quasi tutti i look questa coda di cavallo nuova con questa frangetta. Non lo so, trovo che le stia molto molto bene. Poi, come secondo look quotidiano, ha questo ed è bellissima così. Allora, ho messo questa pettinatura che vorrei provare a mettere a Rashida, però dato che ha comunque questo cappello con le cuffie uscito con l'espansione, perché comunque hanno ripreso tutti i cappelli che già avevamo e hanno inserito sopra le cuffie, quindi carina come cosa, come aggiunta. E quindi anche se li mettiamo comunque a Rashida, tanto ce li ha solo in questo tipo di look, quindi possiamo anche fregarcene beatamente. E dato che lei farà l'influencer e non la regista, anche se potrebbe sembrare un regista così con questo look, però dato che farà l'influencer, mi piaceva l'idea di fare un secondo outfit quotidiano che avesse magari le cuffie così per magari registrare, perché no, dei pantaloni con il porta pennelli, così sempre all'occorrenza si fa un ritocco. Allora, formali li abbiamo visti, sportivi li ho sempre sì cambiati, ho cambiato i colori, poi da notte li ho cambiati anche questi, li tutta così sul blu, ho messo le calzine uscite con l'espansione. Poi da festa, allora questa maglia mi sa che è uscita con Avventura nella giungla, però mi piace tantissimo, anche così per variare, con questi pantaloncini di jeans, dato che siamo comunque in estate, e questi stivali. Le egocentriche lì, però, insomma, ho voluto ricreare per entrambe le ragazze dei look proprio da star. Poi i costumi da bagno sono rimasti gli stessi. Invece, per quelli da caldo, le ho scelto questo vestitino che però è di Avventura nella giungla, però che ho abbinato a queste scarpe dell'espansione. Anche il bracciale di Avventura nella giungla, e trovo che però questo abbinamento sia molto carino. Mi riallaccio al discorso che ho fatto poc'anzi. Poi, climi freddi, ne ha due, ed è questo qui con questa felpina nuova e questo cappellino che già avevamo, però nuovo perché ci sono anche le cuffie, e nel secondo ho semplicemente rimosso le cuffie, però in questo caso ho tolto la coda perché, essendo che ha il cappellino, non si vedeva comunque, si vedeva solo la frangia, e quindi ho scelto questa trecce che è un contenuto personalizzato, però così per variare, perché altre pettinature con la frangia che si assomigliassero un minimo all'altra non è che ce ne fossero tante, anzi quasi nulla. Niente, abbiamo concluso, ragazzi. Il fratello misterioso è scomparso, però potrebbe anche essere che faccia il suo ritorno durante la serie. Ditemi voi cosa ne pensate a riguardo e ditemi anche cosa ne pensate dei nuovi look delle nostre April e Alissa. Allora, io spero, mi auguro che questo video riesca ad uscire il 17 novembre, quindi purtroppo un giorno dopo dall'uscita dell'espansione, almeno comunque avete visto il tutto con un processo un pochino più velocizzato, in modo che siamo passati subito a chiacchierare dei vari nuovi look delle nostre ragazze, perché questi look se li porteranno per quasi tutta la serie, quindi spero tanto tanto vi piacciono. Io adesso le caricherò anche in galleria, così però sì,
non mi va di adesso rimuovere tutti i contenuti personalizzati, ovvero le ciglia e la skin e il rossettino, perciò se le volete ricordatevi di includere il materiale personalizzato, quindi la spunta. Fatemi di nuovo sapere cosa ne pensate, sia dell'espansione in generale, se ci avete già giocato, se avete già visto adesso il Valley. E niente, io vi saluto e vi lascio appunto al prossimo video. Se vi va mettete mi piace, se vi va iscrivetevi al mio canale e noi ci vediamo appunto al prossimo video. Ciao a tutti!